Bravo a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Brawl Stars del vostro Nico Player. Eh sì, qualche giorno fa è stato l'anniversario del mio canale, perché dal 12 novembre 2018 ho caricato tantissimi video, più o meno 1500, e siamo arrivati al 12 novembre 2022. Adesso sono passati un pochettino di giorni perché non ho avuto tempo, ma la sorpresa è che adesso farò una mappa insieme a voi. Eh sì, eh sì, eh sì, la farò insieme a voi, la mappa. Ma prima, facciamo una piccola partita. Giusto un riscaldamento. Sì. Allora, sono molto in ansia. Giochiamo in sopravvivenza con la mappa Laghi Acidi. Il mio alleato c'ha Brock. Ok, io invece ho Ems perché sono arrivato a 8000 trofei, per fortuna. E non vedo l'ora di sbloccare l'ultimo brawler del cammino dei trofei, cioè Stu, che però si sblocca a 10000 trofei. Quindi il mio obiettivo è arrivare a 9000 trofei, che è super facile perché ci vogliono meno. Ok, aspetta. C'è quel Byron che ha poca vita. Vabbè, possiamo uccidere Iris? No, mi sta uccidendo, mi sta ammazzando. Oh, il mio alleato ha ammazzato Byron. Gli ha ammazzato 8 bit. No, Momo. Ci siamo cacciati in un brutto guaio. Vabbè, abbiamo fatto terzo posto. Poteva andare peggio perché non ho perso trofei. Per fortuna, non accetto. Allora, adesso facciamo una mappa. Innanzitutto, cambiamo il nome, che il nome non mi piace molto. Ok. E mettiamo, aspetta. Ok, queste emoji. Queste emoji abbastanza strane. Vediamo un po' se ce ne sono altre, perché ho visto che ce ne erano pure altre. Forse no. Ok. E allora chiamiamola Scacco Matto. Scacco Matto. Scacco Matto. Aspetta, che ho sbagliato. Cancelliamo e mettiamo questo. E adesso premiamo su modifica. E ovviamente ho modificato qualcosa. Però adesso togliamo i punti di spawn, che non c'entrano niente. Come vedete, ci ho messo questi bordi. Questa mappa la farò abbastanza particolare. Sì, la farò abbastanza particolare. Allora, innanzitutto mettiamo alcune nubi tossiche. Aspetta, attiviamo. Poi continuiamo a mettere nubi tossiche. Dobbiamo continuare. Le ho messe da tutte le direzioni. Aspetta, qua manca. E finora è andata bene. Adesso mettiamole così da qui, da questa parte. Forse così vanno messe. Sì, così vanno messe. Allora. Comunque, se volete entrare nel mio club potete. Si chiama The Orcas, è un club in cui tutti possono entrare perché ancora ci sono 26 soci, quindi avete la possibilità di entrare. Adesso riempiamo ed ecco qua, abbiamo cosparso tutto di nubi tossiche, ma non è ancora abbastanza perché la mappa si concentrerà soprattutto sulle jump, che però. Aspetta. Mettiamo se jump. Allora, mettiamo jump a caso. Mettiamo delle jump a caso. Mettiamo delle jump a caso. Anzi, le jump direi di toglierle finora.
perché forse questa mappa non si concentrerà sulle jump, ma forse sui cactus. Forse fammi vedere. Forse sopravvivenza è una mappa troppo ampia e quindi meglio evitare. Facciamo una mappa non tanto ampia come la faggemma. Una faggemma con le jump, direi che va molto bene. Sì, chiamiamola Boo Fortezza Dorata. È il nome più bello, quello che avevo usato per l'altra volta. Dorata. Ok, eccoci qua in Arraffa Gemme. Direi di togliere questi punti spawn e direi di partire. Sì, direi di partire con le jump, ovviamente. Con le jump partiamo, solo che in questi punti non le devo mettere. Anzi, seguiamo un motivo geometrico. Ma forse un motivo geometrico? No, ma aspetta. Facciamo. No, no. Questo è il problema delle jump. Questo è il problema. Questo è il problema. Poi mettiamo così. No. Diventa difficile la situazione. E poi qua mettiamo una jump. Ah, ma ne posso mettere forse? No, forse no. Rimettiamo il piazzamento a ogni direzione. Mettiamo le jump. Ok, la mappa è piena di jump. Questo va molto bene, aspetta, fammi vedere. Allora, sì, stiamo procedendo molto bene. Stavolta facciamo un po' a cavolo. Ok, possibile mettere oggetti in questo punto? Aspetta. È difficile, ok? Sta andando molto bene. L'abbiamo quasi ricoperta la mappa di jump. Ok, bene. Stiamo procedendo molto bene. Oh oh. Qua si blocca, però poco importa. No, che mi è successo? Non ho capito. Ok, non è successo assolutissimamente niente. Ah, forse ho capito. Non c'è abbastanza spazio. Però poco importa. Perché adesso la mappa l'abbiamo ricoperta e dico proprio ricoperta di jump. Adesso direi di mettere. Aspetta, il bordo lo ricopriamo. Aspetta, i funghi, con i funghi! Lo ricopriamo con i funghi. I funghi sono un'ottima idea. Volevo tanto chiamarla allora Tana dei Funghi, però Tana dei Funghi forse è un po' troppo lungo come nome. Ok. Deve essere la mappa più bella. E anche molto strana. Deve essere molto strana. E anche abbastanza, non lo so. Ok, stiamo ricoprendo l'intera mappa di funghi e infatti
manca l'ultimo bordo. Direi che ci siamo. Allora, non ho messo il piazzamento, però adesso l'abbiamo completamente ricoperta. Vediamo un po' che possiamo fare. Allora, sì, così fa molto bene. Ok, adesso basta solo mettere i funghi. La mappa l'abbiamo quasi finita, infatti il video terminerà tra poco. Quindi cospargiamola di funghi. Ok, l'abbiamo co interamente cosparsa di funghi. Ok, mettiamo i punti di spawn, quindi mettiamo alcune cose. Sì, mettiamo. Mettiamo i punti di spawn come ho già detto. Anzi, mettiamo i teletrasporti. Non qua. No! Sto rovinando l'intera mappa. No, aspetta. C'è ancora tempo per aggiustarla. Oh, se. No. Secondo me è messa così. Ok, allora per ultima cosa mettiamo i punti di spawn, anzi, mettiamo questi. Ok, la mappa è abbastanza piena. Ah, aspetta. Qua dobbiamo aggiustare qualcosa. Anzi, mettiamole. No! Aspetta, facciamo il piazzamento singolo. Allora, riaggiustiamo che c'è ancora tempo. E direi che la nostra mappa è pronta. Magari aggiungiamoci l'ultima cosa. Che ve ne pare? Mettiamo un teletrasporto qua e mettiamone uno qua. Modificatori. Direi mettere stelle cadenti, robot incavolato, energy drink e la possiamo salvare. Ok, vediamo un po' come è venuta la nostra mappa. Bellissima, nel prossimo video la proveremo insieme, ma per oggi abbiamo finito. Quindi ciao ciao!